15 giugno del 23, poi avevo due sorelle e due fratelli, che non c'è più nessuno, sono io la più vecchia. E poi c'era bisogno, mi hanno chiamato perché lavoravo all'infermeria della Guincio Rossi col dottor Contrucci. Quando c'era bisogno, il padrone, l'ingegnere Rossi, ha detto: vai se c'è bisogno, vai e vieni, fai come... Così è cominciata la cosa, che mi ricordo poco. Dopo, quando c'era qualcuno che non stava bene, andavo, facevo un'emissione, tornavo. Così, poi sempre un po' di più, con Attilio abbiamo fatto un po' di cose quando si era fatto male per portarlo all'ospedale, con Attilio tutto. Giornale, no? Che ho visto la figlia l'anno scorso e non avevo conosciuto la figlia. E poi così, sempre, se c'era qualcosa, c'era la farmacista, il dottor Kay, che diceva: vai da Lucia, che lei trova sempre il posto. Perché loro avevano tutti i sogni, Arnà, Salan, tutti la scabbia, perché mangiavano tanta carne senza verdure sui montagni, facevano solo quello. Allora andavo a cercare per fare la pomata e mi deve portare il grasso, allora andavo dai fiorin, i vecchieri che avevano le mucche, che ammazzavano, magari un po' da sfros, e mi davano il grasso, lo portavo al farmacista che faceva la pomata per la scabbia di tutti lì. Quanti i sogni c'ha de prarna? Era così, allora non c'era tante cose. Bisognava aggiustarsi un po'. Quanti anni aveva in quel periodo? Io? Quando ho iniziato a fare l'infermiera? Che anno? Avevo avuto 18 anni. 19, perché sono stata un po' all'ospedale, poi mia mamma aveva paura perché dicevano che bombardavano la cogne. Allora sono venuta a casa e sono andata a lavorare alla Guincio Rossi. All'ospedale d'Aosta? Sì. Quanti anni? Non mi ricordo più se 2 anni. E cioè, chi è che il suo padrone lì al lavoro la chiamava, sì, per andare a curare queste persone? No, mi ha dato il permesso il padrone, l'ingegnere Rossi, che non c'è più. Poi il direttore era Partigliani allora. E poi se c'era qualcosa andavo dal direttore della Brambilla, dal dottor Busi, e allora loro venivano a prendere le gavette, tutto di nascosto così alla sera. Quindi anche lavoravano. I proprietari erano a favore comunque della... Sì, no. È venuto incontro tanto anche Buse, mi ricordo che c'era bisogno di qualcosa. E la prima volta che l'ha mandata a chiamare non si è spaventata? No, perché ero già d'accordo con uno lì che diceva così se potevo dare... Era solo la sera che per i miei che non erano tranquilli, se andavo... io sono sempre tornata a casa. Quando la mandavano a chiamare c'era solo lei con le persone? Contrucci. Che lui non andava, se lo chiamavano per qualcosa non andava, diceva di chiamarmi perché forse da solo aveva paura che le facesse qualche... non so. Ma sapeva sempre cosa fare, perché non credo che... Mi aggiustavo. Andavo a cercare dove c'era qualcosa, farmele dare o da Bertetti per farmi dare le maglie da portare quando avevo freddo, qualcosa da uno o dall'altro, andavo sempre a cercare calze. E la zona dove si è mossa è tutta comunque intorno? Sì, perché io ho conosciuto anche un capo partigiano che era di Biellese, che quello voleva che io andassi di là, ma io non sono andata. C'era poi uno che aiutava lì alla Guincio Rossi, non era, ma era un simpatizzante e aiutava tanto. Si chiamava Pernici, adesso il nome non me lo ricordo. E allora, quando c'era qualcosa, ci parlavamo, cercava di aiutare. Non era solo un'infermiera quindi della malattia, perché si trovava anche le cose, no, per vestirli, da mangiare, era un po' tutto. Alla Guincio Rossi c'era l'infermeria che veniva un'ora al dottore al mattino, poi c'era, allora si facevano male tanti lì alla fabbrica. Ad esempio, quando c'erano tutte queste uscite che faceva, andare a curare queste persone così? Sì, sempre di nascosto, perché c'era sempre qualcuno che... Di più gruppi però di partigiani. Sì, ma
c'era sempre qualcuno che faceva. E una volta mi hanno fermato al castello di Signora Piazza quando avevano ammazzato quello là e ne hanno sparato, adesso non mi viene il nome, poi magari dopo mi ricordo, che andava a prendere la roba nel bielese che buttavano giù gli inglesi, perché lì c'era il vento, non potevano mai, una volta c'è e basta. E questo qua le hanno sparato, non so, era nel gabinetto. Agostino, ma i sogni, Agostino. Sì, i sogni. Agostino Boretta. Dopo il prete aveva paura che bruciassero, insomma, invece anche il Don Carlo avrebbe, prende parlé per queste cose qua. E quindi i pacchi arrivavano solo, lì non arrivava niente da... No, andavano a prenderla, poi i borghesi andavano volontari, cioè andavano a prenderle nella sera, che di lì, perché anche noi a casa mia non c'era la radio loro. Allora per sentire qualcosa andavo dal papà del dottor Ceretto, di nascosto, che lui sentiva Radio Londra. E cose così. E quando andava da questi partigiani a curarli, cioè, aveva paura di non riuscire? Ma io dico la verità, non mi ha mai fatto né scherzi, né... C'era qualcuno che magari di quelli aggregati, ma io quelli di sogni e tutti, per me erano come fratelli tutti.